Mister, contento? Contento, è normale. Sapevamo che era una partita difficile. Io ritengo, come ho detto prima della gara, la classifica del Crotone che non rende merito, un po' come a noi, del gioco espresso fino adesso. Sapevamo che dovevamo soffrire, specialmente i primi minuti. La squadra è stata abbastanza brava a rimanere compatta, a creare i presupposti poi per trovare anche con delle ripartenze, con delle transizioni gestite bene, il gol. Io credo che in questo momento noi avevamo bisogno veramente di una prestazione così, fatta anche in mezzo alle difficoltà. Avevamo tre nazionali, molti giocatori infortunati, qualcuno al rientro, bene, mi è piaciuto lo spirito del gruppo, lo spirito della squadra che ha saputo soffrire. Queste sono le componenti che ci vogliono in questo campionato, che è un campionato molto difficile. Però mister, ecco, chiediamo anche un'altra cosa. Il Pescara vince la seconda partita consecutiva, segnando per la seconda volta consecutiva 4 gol, e non può essere un caso a questo punto. No, però c'è da dire che noi prima dello scorso weekend eravamo la seconda squadra nel campionato ad aver creato occasioni da rete. E purtroppo erano arrivati solo dei pareggi e delle sconfitte. Invece in questo momento la squadra è migliorata nella tenuta difensiva, ancora c'è da lavorare tanto, però questo è un campionato che devi partire da lì. Per vincere devi partire dal consolidamento difensivo, che è la cosa più importante. Mister, ha capito cosa è successo in occasione del gol che non è stato convalidato, al di là dell'infortunio del portiere, ecco, quella ci è sfuggito. L'arbitro giustamente a fine primo tempo mi ha detto: mister, mi dispiace, perché il gol era regolare, perché noi non abbiamo fatto nessun fallo, però mi ha detto: mi sono assunto la responsabilità, perché ho visto veramente uno scontro pericolosissimo. Io tra l'altro gli ho detto che ha fatto benissimo, appena mi sono reso conto, perché lì per lì non mi ero reso conto della gravità della cosa. Ho anche chiesto scusa al pubblico, perché non è che avessi fatto una protesta accalorata, però chiaramente chiedevo le spiegazioni, perché non essendoci nessun mio giocatore coinvolto non capivo perché doveva essere fermato il gioco. Però ha fatto benissimo, perché di fronte a queste situazioni qua il calcio giocato si deve fermare.